E solo per oggi, ragazzi, finalmente portiamo il tanto atteso video sulla postazione. Come già avrete capito dalla location, sto registrando proprio da casa. Oggi andremo a vedere tutto quanto, come ho scelto, soprattutto la scrivania, che è stato poi il passo più importante. E poi andremo a vedere anche cosa ho deciso di mettere. Diciamo che sono finalmente riuscito a realizzare la postazione dei miei sogni. Ovviamente manca ancora qualcosina, la vedremo successivamente. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like e un'iscrizione che è particolarmente apprezzata. Detto questo, non perdiamoci in chipset, iniziamo con il video. La prima cosa, ragazzi, su cui mi sono dovuto impuntare un pochino è stata la scelta della tavola. Per chi seguiva già un pochino il canale ha visto che quando registravo da casa la mia situazione non era bellissima, cioè nel senso a livello di postazione, perché avevo due scrivanie, stando in affitto, ho affittato una doppia, questa era un'ex doppia, quindi avevo due scrivanie che era probabilmente dei due ragazze che ci abitavano attaccate. Questa soluzione mi ha creato non so quanti problemi. Uno, perché la problematica maggiore era che al centro avevo praticamente doppia gamba, neanche una, e soprattutto che praticamente utilizzando la postazione tutto quanto si andavano un pochino a staccare, tant'è che avevo messo dei LED molto simili a quelli che state vedendo e si sono praticamente rotti dopo neanche un mese, una cosa del genere, anche perché a forza di tirare con tutto ci ho messo Patafix, qualsiasi cosa. Comunque, diciamo che anche poi le componenti che ero andato a mettere sopra sembrava un po' un'accozzaglia praticamente. Quindi ho deciso di rifare la postazione. Sono contento di riuscirci a portare un video anche perché non è una cosa che vedi fare tante volte. Quante volte uno si rifà la postazione? È stata anche un pochino una spesa economica, quindi ho dovuto prendere un pochino di tempo per arrivare a mettere praticamente almeno il 90% di quello che volevo. Diciamo che ad oggi siamo al 90%. La prima scelta, ragazzi, è stata ovviamente andare da IKEA. Mi sono iniziato un po' a informare e qui voglio anche dare un grazie a Mirko che mi ha un pochino aiutato, adesso vi spiegherò perché. Mirko, il moderatore di SOS. Praticamente i pannelli di IKEA sono fatti a nido d'ape. Loro ti dicono tu li puoi bucare perché c'è anche gente che mi ha detto guarda Starsky, io li ho bucati, puoi prenderli, però perdi solidità. Praticamente quindi andavi a perdere la forza della scrivania. Essendo fatti a nido d'ape e dovendo io fare molti più buchi del normale, era un pochino rischioso. In più, tutte le tavole che hanno loro da 2 metri erano troppo strette. Io alla fine mi sono un po' accontentato sulla larghezza, soltanto che diciamo almeno a 60 cm ci sono voluto arrivare, perché cioè almeno il case ci doveva entrare. Tra l'altro poi parleremo anche del case e di tante altre piccole cose. Comunque alla fine ho optato per le Merlin. E grazie anche all'aiuto del buon Saddi ho preso questa tavolozza, come vedete quant'è felice di avermi aiutato, e l'abbiamo portata da FK. Perché da FK? Perché lì poi c'è stata tutta la manodopera, ragazzi, da FK, perché, come dicevo prima, con Mirko ci siamo studiati un progetto. La prima cosa da fare è stata studiarsi un progetto anche per capire dove andare a mettere le cose e come e dove bucare, poi in base alle cose che uno ci voleva mettere, per avere comunque dei cavi che non si vedessero. Praticamente siamo andati a fare questo progettino, i ragazzi FK che mi hanno aiutato tantissimo nella manodopera, mi hanno anche portato la scrivania poi di domenica, infatti sono stati veramente dolcissimi. Ho fatto un progettino e ho iniziato a posizionare le cose come le volevo, me le sono scritte tutto quanto, in base a quello con la punta a tazza abbiamo fatto finalmente i buchi. Quindi la scrivania prendeva forma. Mancavano le gambe. Inizialmente volevo mettere dei cassetti, gli Alex si chiamano, per chi frequenta IKEA sa che sono dei cassetti, a me sarebbero stati molto comodi. Soltanto quando sono andato da IKEA erano terminati del colore, quindi stonavano. Per adesso ho messo le classiche gambe che vanno avvitate. Ho risparmiato anche perché, ragazzi, pensate che tutta la scrivania con i buchi e tutto quanto, compreso di punta, avrò pagato neanche 100 euro. Quindi comunque sono passato da una soluzione in cui sembravo, non lo so, un accampato ad avere una scrivania degna di nota. Comunque, ragazzi, fatto questo, praticamente ho montato la postazione a casa, finalmente ho pulito tutto quanto, ho tolto tutto. E ho iniziato a posizionare le cose sopra. Avevo cercato anche di farvi un montaggio, un timelapse di io che smontavo tutta la scrivania. Ovviamente ho finito lo spazio, quindi c'è un pezzo a metà. Ma detto questo, ragazzi, che è stato poi alla fine come sono andato a scegliere la scrivania, il perché e tutto quanto,
voglio farvi vedere anche cosa sono andato a mettere sopra e soprattutto dove, perché, come e cosa andremo a mettere in futuro. Partiamo dalla postazione PC. Ovviamente sono andato a mettere il mio vecchio PC, che tra l'altro ha una ventola e mezza, perché pure l'altra mi sta abbandonando, che devo sostituire. La cosa mi fa un po' trigger anche perché sono le LL della Corsair, quindi non mi sono costate poco, però fortunatamente sto ancora entro garanzia, soltanto un po' una pippa a cambiarle, detto papale papale. Comunque praticamente ho fatto un buco dietro al case, ovviamente, così ho fatto passare tutti i cavi, un buco dietro al monitor così da far passare tutti i cavi del monitor più le periferiche, ed in più lì sono andato a inserire praticamente, per chi ha visto il video dei 5 gadget, l'hub USB che avevo già messo, perché mi risulta molto comodo. Io inserisco una marea di pennette, anche perché molto spesso registro video che non sono a casa e tutto quanto, quindi mi porto molti dati. Andare praticamente ogni volta a cercare una porta sul PC, quando adesso ho la comodità di mettermela lì davanti, è stata un po' una mannata al cielo. Come vedete, ho messo una statuina di Groot, che tra l'altro, ragazzi, ha una grande storia. Cioè, io in pratica ho visto un post, cioè, avete presente quei post che fanno abboccare, che voi dite ma chi è che compra da sto sito? Io ho visto sto post sponsorizzato su Facebook, ci ho messo pure la carta di credito, tant'è che dopo un mese che non arrivava è arrivato questo benedetto pacco. Non ci credevo neanche io, ormai io ero convinto da giorni di aver buttato i soldi, ma avevano scammato 30 euro, ho detto vabbè, amen. E invece è arrivata e mi risulta comoda perché ci schiaffo dentro le pennette, così neanche si vedono. Accanto a Groot c'è Alexa, che attualmente se sta pure attiva, quindi devo stare pure attento a quello che dico successivamente questa parola. È un punto importante perché voglio farci una serie, per il semplice fatto che ho letto molte recensioni di... Esatto, molte recensioni su Alexa di persone che hanno comprato Alexa e poi facevano: Alexa, spengi la luce della stanza. Voi giustamente non vedete che l'ha spenta perché ci sono altre 20 luci accese. Alexa, riaccendi luce stanza. Mo adesso è accesa, non so se si noterà nel video. Comunque ho letto molte recensioni di gente che la comprava, gli comandava di spegnere le luci della stanza, e non si spegnevano, giustamente, perché non è che spegne qualsiasi luce. Quindi faremo un bel corso approfondito, anche perché l'ho testata abbastanza e voglio poi farvi vedere un pochino le cose che si possono fare, se realmente è utile e così via. Però quindi quella piano piano ci affronteremo un video insieme. Nella postazione poi ho fatto un cambio di periferiche, attualmente ho messo anche l'SGK3 e il tappetone, quello della Sharkon. Comunque qualsiasi cosa vedete in video io vi metterò il link qui sotto. Successivamente c'è la testa di Bender tanto amata, che la vedete anche da qui, ma tanto io poi vi farò tutte le piccole riprese, che ho commissionato a una cosplayer perché mi piaceva troppo questa testa di Bender, ragazzi, non lo so perché mi faceva impazzire. E poi era il periodo che mi ero un po' chiuso con FIFA, ma ho anche altri giochi come One Piece. Ho deciso di prendere il kit, quello con praticamente joystick, altarino che lo ricarica e il dispositivo Bluetooth proprio per il joystick, per una spesa totale di 100 euro circa. Comunque poi vedrete tutto quanto. Tra l'altro si è alzato il joystick dopo che l'ho comprato. Mentre i LED che vedete sono quelli della Philips, poi li affronteremo meglio nel video spiegazione di Alexa. Mi sono costati un pochino, però essendo una scrivania che si può smontare facilmente, è una scrivania che io ad oggi, se cambio casa, la smonto, me la porto all'altra casa e amen. Quindi quelle, a meno che non si rompono, ce le avrò per sempre. Quindi ho investito un pochino su questa cosa. Successivamente c'è il tanto bellissimo monitor su cui ho fatto la review, a cui ho deciso di accoppiare la Switch console, che io non sono un fissato, no, PC e basta, a me piacciono anche le console, ho sempre giocato a tutto, non sono chiuso mentalmente su questa cosa, e la Switch è stata una bella scoperta, vi spiego perché. Volevo prendere la PlayStation 4, ho detto, ma prendere la PlayStation 4, quando praticamente la maggior parte di lui c'è anche sul PC, chi se ne frega? Non è tanto solo per i titoli, che poi ho preso Zelda, Donkey Kong, titoli che mi stanno piacendo da morire, ma la comodità della Switch è che è preinstallata, quindi praticamente... Ora dovrei essere un po' friendly, politically correct e dire: se siete stanchi, volete sdraiare, basta sfilarla e buttarvi sul letto. No, ragazzi, la vera comodità della Switch è che se vi scappa la cacca e state a giocare, vi mettete al bagno con la Switch e vi rilassa pure. Cioè, comunque, a parte gli scherzi, è stata una
console che ho apprezzato e quindi ci stava bene la mia postazione. Due cose che mi stavo dimenticando, ragazzi. La prima soluzione che ho adottato, che è temporanea, è proprio il reggicuffie che va sotto la scrivania. Questa l'ho trovata economica e temporanea per adesso, anche perché ve lo dico, sto puntando a delle cuffie wireless per la loro comodità, anche se dividermi dalle mie B1 sarà un po' tosta, perché diciamo che sono state le cuffie su cui mi sono trovato meglio, però ho praticamente questo cavo che passa in mezzo adesso, quindi avrò una soluzione. In più, la seconda cosa è proprio la lampada che voi state vedendo lì. Purtroppo per tutte le luci accese nulla vedete bene, anche perché poi quella lampada subirà un upgrade mettendoci delle lampadine colorate per fare una colorazione sul muro, quindi verrà una postazione ancora più carina per registrare. Detto questo, ragazzi, siamo giunti al termine. Fatemi sapere cosa ne pensate, voglio sapere soprattutto se vi piace il cambiamento. Vi do qualche piccolo spoiler su come andrà a modificarsi, ad aggiornarsi questa postazione. Se vedete questo poster qui e questo ritratto qui, già si nota che qui andrà tutto un altro progetto sul muro, ma questo piano piano, ragazzi, un po' piano piano, prendendo un pochino di fondi, ci riusciremo. In più, tra l'altro, io ho messo anche due sedie, cioè l'SGS2 della Shark, una e la K Racing, quindi riesco anche a giocare in due. Voglio fare un po' di aggiornamenti, ma quello magari faremo un upgrade della postazione, un video upgrade, quando sarò riuscito a farli tutti. Quindi fatemi sapere che ne pensate della postazione, se sono riuscito a darvi spunto per qualcosina, se avete consigli, anche perché poi le postazioni sono molto personali, però io accetto anche consigli, anzi mi fa piacere. Poi ovvio, magari la cosa che piace a voi non mi piace minimamente, non la farò mai, però mi fa piacere. Comunque, ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Bene.